Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, avete ascoltato questa lettura breve che è tratta dal capitolo 4 della lettera di Giacomo. Allora, vorrei farvi notare che questo testo, ecco, noi lo dobbiamo interpretare non in se stesso soltanto, ma alla luce di tutta la dottrina della Sacra Scrittura e quindi della Chiesa che ci parla del giudizio. Ecco, innanzitutto chiediamo proprio al Signore, facciamo una preghiera perché il Signore possa veramente illuminarci, possa parlare in questo incontro di preghiera che stiamo facendo, possa illuminarci perché possiamo camminare proprio sulla sua via, perché possiamo conoscere la sua volontà. Ecco, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, allora, vedete, innanzitutto mettiamoci sempre alla presenza di Dio, perché questo testo, vedete, è parola di Dio. Questo testo ci parla, diciamo, sempre innanzitutto di Dio, no? Ci parla di questo Dio che... Vedete, uno può dire com'è che questo testo ci parla di Dio, no? Non parla direttamente di Dio, innanzitutto è parola di Dio, quindi ci rimanda sempre a Dio, no? E poi, vedete, questo testo, vedete, questo testo, sapete che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che Dio ci fa partecipare alla sua, ecco, alla sua sapienza per giudicare le cose. Quando noi giudichiamo le cose come Dio vuole che noi giudichiamo, lo facciamo partecipando alla sua sapienza, al suo giudizio. Allora vedete bene, questo testo va interpretato bene, no? Questo testo dice: non sparlate gli uni degli altri, chi sparla o giudica il fratello parla contro la legge e giudica la legge. Allora, qui uno potrebbe pensare, io non devo mai giudicare nessuno. Allora vedete, per questo testo, interpretato in maniera così, ecco, letteralistica, guardate, se questo testo lo interpretiamo così, vedete che noi dobbiamo mettere all'inferno, in certo modo, tutti quelli che fanno, ecco, tutti quelli che fanno dei giudizi, quelli appunto che fanno anche dei processi. Dobbiamo mettere, ecco, praticamente all'inferno anche, in certo modo, tanti, pastori della Chiesa, tante persone della Chiesa. In certo modo dovremmo dire che la Chiesa sbaglia, perché la Chiesa stessa ci insegna a giudicare. Questo testo va preso, va interpretato nel quadro di tutto l'insegnamento biblico e anche, ecco, va interpretato con sapienza. Questo testo ci sta dicendo che noi, quando giudichiamo, dobbiamo giudicare rettamente. Gesù che cosa dice nel Vangelo? Dice proprio questo, che dobbiamo giudicare rettamente. Se voi prendete la lettera ai Corinzi di San Paolo al capitolo 2-3, la prima lettera ai Corinzi, dice che la persona spirituale giudica tutto senza essere giudicata. E il peccato, vedete, a livello morale, no? Il peccato di giudizio riguarda il giudizio temerario, temerario. Quindi stiamo bene attenti, qui quello che vuol dire il testo è proprio condannare il giudizio temerario, ma per il resto noi dobbiamo giudicare, dobbiamo esaminare le cose nella nostra vita, ma anche gli altri dobbiamo giudicare con prudenza, con appunto sapienza, ma dobbiamo giudicare. Se un sacerdote non appunto è attento a giudicare anche le situazioni, anche le persone, si possono creare danni gravissimi. Se un padre di famiglia non è attento a giudicare le persone con cui hanno a che fare i figli si possono ritrovare ad avere a che fare con dei criminali. Quindi noi dobbiamo stare attenti, cari fratelli, dobbiamo giudicare le situazioni con prudenza, ma bisogna, ecco, dare sani e santi giudizi, anche poi bisogna condannare in certe situazioni, Vedete che quando la Chiesa, anche questo lo dico non in base a quello che mi sto inventando,
Gesù stesso, vi ricordate che cosa dice? Quando un tuo fratello commette un peccato, va e diglielo con lui. Se non ti ascolta, porti un'altra persona. Se non ti ascolta ancora, diciamo, metti in mezzo la chiesa. Se non ti ascolta ancora, diventa un etnico e un pubblicano, cioè una condanna vera e propria di cui sta parlando Gesù. Vedete, cari fratelli, la scomunica. Anche San Paolo, vi ricordate con quell'uomo che si comportava, ecco, in maniera gravemente peccaminosa, faceva parte di una delle comunità, ecco, che San Paolo aveva messo su. Ecco, allora San Paolo lo scomunica, lo fa scomunicare, lo fa cacciare dalla comunità per il suo comportamento indegno, il comportamento indegno di questo peccatore. Quindi vedete, la Chiesa non soltanto è chiamata a giudicare, ma anche a condannare. Quindi a prendere provvedimenti dopo aver giudicato, la Chiesa è chiamata in alcuni casi a prendere provvedimenti. Ma vi rendete conto anche, per esempio, la questione della pedofilia? Si verifica che un sacerdote è un pedofilo, che facciamo? Diciamo no, ma noi non possiamo né giudicare né condannare, lo lasciamo così. Ma vi rendete conto che cosa assurda questo? Quindi questi testi vanno interpretati sempre con tanta sapienza. La scrittura va interpretata con tanta sapienza, se no. Noi facciamo il contrario di quello che Gesù Cristo vuole, quello che la sapienza vuole. Quindi vedete, noi dobbiamo giudicare, ma dobbiamo giudicare con la sapienza di Dio, con la prudenza, e dobbiamo appunto in certe situazioni, come ho detto e precisato, anche condannare persone pericolose. Noi dobbiamo stare attenti a tenere lontane anche dalla nostra famiglia, dalla nostra casa, perché se no se le mettiamo dentro casa ci possono fare le cose più incredibili. Dobbiamo stare tutti molto attenti, cari fratelli, dobbiamo stare tutti molto attenti, molto prudenti, perché appunto se non giudichiamo con sapienza e con prudenza, noi ci troviamo nei guai fino alla testa, anzi fino ai capelli. Quindi bisogna, ecco, è preciso che dobbiamo cominciare col giudicare noi stessi, con attenzione alla nostra vita dobbiamo giudicare, eh? Dobbiamo giudicare con attenzione la nostra vita. Questo è il punto, cari fratelli, perché quando facciamo l'esame di coscienza, noi giudichiamo noi stessi. Capite? L'esame di coscienza significa giudicarsi. Come ci giudichiamo? Ci giudichiamo pregando, ci giudichiamo esaminando le cose con prudenza, ma ci giudichiamo. E la stessa cosa dobbiamo fare con gli altri, giudicarli con prudenza, con preghiera, con attenzione, ma bisogna arrivare, ecco, diciamo, a dei giudizi, evidentemente in alcuni casi questi giudizi sono necessari nella maniera più piena. Quindi siamo prudenti, siamo attenti perché, vedete, la Sacra Scrittura va interpretata con grande sapienza. C'è gente che dice: ma non possiamo mai giudicare, è sbagliato, è falso, non hai capito niente della Sacra Scrittura, non sai come si interpreta la Sacra Scrittura. Dovete stare attenti proprio a questi ambienti protestanti che appunto interpretano la Scrittura come fosse il giornale di oggi. È una cosa distruttiva, cari fratelli. Vedete, questi testi sul non giudicare, tante volte si incontrano proprio i cristiani, a volte cattolici, no? Anzi, tanti cattolici. No, ma dice che non devo giudicare, ma stiamo scherzando. Ma che sono queste assurdità che stai dicendo? Sono delle cose false, questo è il demonio, non è, questo non è, appunto, come ci vuole veramente, questa non è la sapienza di Dio, questo è l'ottenebramento di Satana. Quindi state bene attenti, mettetevele in testa queste cose e quindi state tranquilli perché questo che vi sto presentando è la dottrina della Chiesa. Andatevi a vedere il Vangelo di Giovanni dove Gesù, adesso non ricordo precisamente il capitolo, in cui Gesù dice: giudicate non secondo le apparenze, ma con giusto giudizio. Andatevi a vedere anche San Paolo che dice: l'uomo spirituale giudica tutto senza essere giudicato. Quindi attenzione bene, eh? D'altra parte, vedete anche, vedete San Paolo che fa quando c'era quell'uomo che si comportava male, ecco, in modo gravemente peccaminoso, che diceva: no, ma io non posso giudicare, non posso giudicare quell'uomo, è un bravo uomo in fondo, anzi. Se non potete giudicare, non potete dire neanche che quella persona sia buona, non potete dire neanche che una persona è buona, perché se non puoi giudicare vuol dire che non puoi dire neanche che una persona è buona. Quindi attenzione bene perché, come dico, questo è un punto importantissimo, importantissimo.
Quindi, perché guardate, state bene attenti, e questo lo sottolineo sempre, ecco, il cristianesimo ci porta a essere sapienti, non stolti, non sciocchi, non bocconi. La Sacra Scrittura va interpretata con grande sapienza, non in maniera letterale letteralistica. Questo non ha mai fatto, appunto, non ha mai detto questo il Signore di interpretarla in questo modo. Vi ricordo quello che disse San Pietro a questo riguardo, no? E cosa dice San Pietro? Dice che la Scrittura non va interpretata così, appunto, secondo le idee private di una persona, ma secondo, appunto, lo Spirito Santo. Quindi la Sacra Scrittura va interpretata nella Chiesa, sotto la guida dello Spirito Santo. Perché Gesù, vi ricordate come disse? Io vi darò lo Spirito Santo che vi farà conoscere ogni cosa. Ecco, lo Spirito Santo, che è Dio e che conosce ogni cosa, ci permette di conoscere tutto, in particolare di conoscere quello che Gesù ci ha detto, quello che quello che la Sacra Scrittura ci insegna. Quindi, ecco. Ripeto, il giudizio condannato è il giudizio temerario, cioè un giudizio che si dà senza prudenza, in base a prove praticamente nulle. In base a prove praticamente inesistenti, noi diamo un giudizio grave. Ma se ci sono prove solide, dobbiamo fare il giudizio, santamente, con l'aiuto di Dio, pregando con prudenza, dobbiamo saper giudicare. Altrimenti, vedete. Ci possiamo trovare nelle situazioni più incredibili e possiamo far trovare la gente nelle situazioni più incredibili. Quindi stiamo bene attenti appunto a queste cose e concludiamo chiedendo che la Madonna interceda per noi dal cielo perché veramente siamo prudenti e sappiamo giudicare le cose come vuole Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.